Per razionalizzare e risparmiare risorse riguardo al sistema sanitario della regione Basilicata è possibile fare ancora molto senza aumentare i ticket sanitari. Questa è una delle riflessioni del capogruppo SEL in Consiglio regionale Giannino Romaniello che in una conferenza stampa a Potenza oggi ha spiegato la battaglia portata avanti dal suo partito per ottenere il risultato della rimodulazione dei ticket e che fa parte di una più ampia azione che vuole proporre la costruzione di un nuovo modello di welfare locale. Romaniello ha illustrato le proposte del gruppo Sinistra Ecologia e Libertà in Consiglio regionale in ordine ai ticket sulla specialistica ambulatoriale e farmaceutica e su come sia possibile valorizzare lavoratori che vivono con ammortizzatori sociali, ma anche i cittadini che rientrano nel progetto COPES attraverso ad esempio l'attuazione di servizi ed assistenza a anziani e persone affette da gravi patologie. Alla conferenza stampa di questa mattina di Selle, finalizzata 1 a a illustrare a, ai lucani la, la giusta vittoria che abbiamo ottenuto con la battaglia fatta per l'eliminazione del ticket. Due perché riteniamo che eh, questa battaglia sul superamento della tassa sulla salute vada continuata andando ad una ipotesi in futuro di rimodulazione della stessa, dello stesso ticket sulla farmaceutica. Evidenzio che Sella aveva ragione quando ha detto che si voleva fare cassa su i ticket, tant'è che i dati che il Sole 24 ore ha pubblicato non più tardi di una settimana fa ci dicono che sono stati recuperati oltre 26 milioni dai ticket, di cui 12 milioni e dispari solo da quelli sulla farmaceutica, quindi un recupero di risorse ben oltre i 7 milioni e 2 che erano previsti dal decreto del Ministero per quanto riguardava la regione Basilicata. Quindi il ticket è una tassa ingiusta sulla salute dei cittadini che va superata. Inoltre, eh, riteniamo che eh, veramente adesso bisogna mettere mano a tutto il sistema del welfare locale perché Crediamo come SEL che sia giusto e necessario ricondurre ad una strategia unica le politiche sociali e quindi deve welfare local, considerato che abbiamo strumenti che hanno risposto alle emergenze della nostra regione, penso a COPES, penso agli ammortizzatori sociali, quindi la mobilità interoga e la CIG interoga.